anche i cani. Adesso sentite? Sì. No, dico, abbiamo un'occasione che magari potrebbe essere irripetibile per certi versi, no? Cioè abbiamo un partito di sinistra, nella fattispecie il PD, che è una forza tradizionalmente vicina ai lavoratori, alle persone che vivono in difficoltà, che praticamente se... avete ragione, se volesse, secondo me, potrebbe di molto accorciare quello che è il nostro travaglio, chiamiamolo così. Non so la difficoltà dove nasce, ci parlano di un percorso lungo da completare, però a quanto pare quando ci sono gli aumenti dei benefit si riuniscono un po' tutte le forze politiche di notte, a notte fonda, e decidono decisioni repentine, super veloci. Per noi invece c'è una difficoltà, magari spiegateci dove, chi sono materialmente le persone che bisogna si oppongono. Abbiamo un da tre anni che chiediamo a chi ci dobbiamo rivolgere, al di là dei proclami, diteci magari materialmente chi sono mai le persone, avuto una risposta concreta. Comunque tre anni che chiediamo, tre anni, chi sono e chi possiamo, tre anni al PD. Che chiediamo al Partito Democratico, settimanalmente incontriamo il Partito Democratico, settimanalmente anche il grillino con le liste di proscrizione, tre anni, i nomi e cognomi ci prendono tutti per il culo, questo è il punto. Magari sicuramente chi vuole si avvicina ai lavoratori lo deve dimostrare con i fatti, questo ce lo siamo un po' imparato, no? Forse manca da troppo tempo un fatto concreto che dimostra veramente, no? Perché a me pare che l'unica divisione che rimane in piedi dentro questo paese, se dentro a questo paese sono i ricchi e i poveri, e purtroppo è una divisione un po' di vecchia data. Allora, per il semplice motivo. Altri interventi? Vieni. C'è la collega di Cassino che vuole. Perché io prego, ho fatto una richiesta di copertura finanziaria di 250 milioni. No, è piccoletta, però insomma, tipo peperoncini. Allora, devi parlare. Abbiamo fatto tanti altri esempi dove buongiorno, io sono del tribunale di Cassino. Voce. Allora, sicuramente insieme ai miei colleghi. Noi ci siamo trovati un po' in difficoltà perché i nostri colleghi del Tribunale di Cassino, i dipendenti, hanno fatto un comitato contro di noi. Un movimento. Purtroppo sono ignoranti, giusto, e sta succedendo una guerra dei poveri. Perché prima di tutto ci accusano che i soldi che vengono destinati a noi sono soldi che vengono tolti a loro e ci mettono soprattutto in disagio mentre lavoriamo. Questo è già dall'anno scorso, dopo il primo tirocinio. Comunque, quello che volevo dire io, mi scuso anche se non ne faccio parte, comunque a nome loro, perché hanno coinvolto quasi tutta Italia. Hanno scritto delle lettere ai ministri, ai senatori, e comunque questa è una cosa che credo che ci sia andata un po' contro. Purtroppo questa è sicuramente d'ignoranza, è strano che nel 2013 ancora si verifichino queste cose. E niente, volevo dirvi questo. Prego. Devo rispondere a questa ragazza che adesso ha parlato. Io direi a questi colleghi dei tribunali, invece di mettersi contro di noi, che si mettessero un pochettino contro le persone che fanno volontariato nei tribunali, oppure i pensionati che sono andati in pensione da qualche anno e continuano a lavorare ancora nei tribunali. Questo devono fare invece di prendersela con noi. Loro devono andare via, perché per me il volontariato non è lavorare in un tribunale, il volontariato è tutto altro, e poi vengono anche pagati dalle associazioni con dei fondi pubblici questi volontari. Questi devono fare, non prendersela con noi e dire che noi siamo gli intrusi. Noi non siamo gli intrusi, noi siamo quelli là che lavoriamo nei tribunali. Noi non facciamo il tirocinio, noi lavoriamo, noi stiamo al front office, noi stiamo in cancelleria. Io direi che secondo me dobbiamo più concentrarci per le forze lavoro che non dovrebbero proprio starci nei tribunali, e sono proprio i volontari, persone pensionate. Questo il sindacato lo dovrebbe sapere, che ci sono dei pensionati che dovrebbero stare a casa e usano ancora il TICIT, il REG e tutto il mio discorrente. Questo lo dovrebbero sapere i sindacati, però mi sembra che non lo sanno, e oggi lo sapranno, lo sanno, e ci sono addirittura qualcuno che viene pagato a nero nei tribunali. Questa è la giustizia italiana, noi siamo pagati a nero e c'è gente che dovrebbero stare a casa, che hanno la pensione, e che pensione?
attenzione tra parenti, cancellieri, operatori giudiziari e continuano a lavorare negli uffici giudiziari. Questa è la stipendia che sta in Italia, questo è. Da noi era venuto un carabiniere, Ma ha scritto il presidente di Tivoli, mi ha cacciato, capito? Mi voleva arrestare, mi voleva, ma che forma di chi è quella cosa? Poi devo sentire di no, io ho impedimenti, cioè ci sono troppi filosofi, lì sopra troppi filosofi, c'è da combattere. No, bisogna regare, perlomeno io ringrazio voi perché siete persone serie, chi, io sai come sono. Chi non ha partecipato a sto combattimento, perché è la prima battaglia, anche se è lui, chi non partecipa a sta battaglia deve rimanere fuori. Capito? È così. Chi non si dà da fare nella vita deve stare fuori. Ma che stanno lì comodi a Napoli, mamma mia, se spogliatello. Capito? La gente da Reggio Calabria è partita alle 22, ma la deve resi voi, lo sapete. Pure il Pullman che è venuto. La Sardegna è venuta. Vabbè, ultimamente. Ma che c'hai di dire? Ma che c'hai gli impedimenti noi? Ma scusatemi tanto, cioè io vi sarei venuto a prendere in braccio, quello tenete voi buono perché è uno dei coordinatori più seri che c'è stato nel nostro lugare. Cavallare è uno in campo. Quello con occhio preparava l'esame e con l'altro no, avete controllato voi perché poi io mi metto, se ne andate a vedere chi doveva fare l'esame veramente, no? Ma non vi fate più a no? Cioè, le serietà nella vita. Noi sono 3 anni, siamo nati qua, sono 3 anni. 3 step, provincia, regione e ministero. La provincia ci disse, una volta diplomati non potete mica prendere un altro diploma. Tirocinio prevedeva questo, no? Siamo arrivati qua, la terza volta che ci confermo. Noi invece di essere uniti, quelli aspettano con calma.
Bravi, chi sta qua, complimenti, siete in gamba. Continuiamo così che gliela famo. Ciao. Infatti avviciniamoci, io. Ma stanno parlando di là, eh? Ragazzi, ci sono venuti dalle di là. Ma non per niente. Interessati, non fossimo da Roma, loro vogliono tranquillamente, sono non occupati. Che un'altra frase, cioè una terminologia apposita per quei 20 di latino, noi siamo stanchi, cioè se gli altri si pensano, cioè i laureati noi siamo, se noi non guardiamo a noi, anche perché loro non c'hanno la stessa maniera, persone di mobilità, cassa integrazione, diplomati, con i figli, cioè, se vogliono fare un bando di concorso, se lo scrivono ad occhio del non per noi, basta che mettono figli a carico, da 3 anni, noi siamo da 1 anno in meno, da 3 anni e ci sono loro, e non fanno mettere la laurea come titolo preferenziale. Cioè questo è il discorso da fare agli altri 380 persone, non lo capisco, non lo capisco, questi che siamo qua, ma dove era buono il panino, tutto a posto, ottimo, è piaciuto, qualcosa da dire? Prendiamo un velo di prendiamo prendiamo delle cellule stamina, stanno da luglio, dal 17 luglio sì, dal 17 luglio nessuno li ha calcolato questi stanno accampati qua stanno tutti i mari. Anche di Roma, sì. Quella che è una... quando noi venimmo a Roma con Antonio e Marco, il giorno dopo si dissanguarono sulle foto di Napolitano e Letta. Uno è morto, vedi? Uno è morto. Durante? Durante la... Durante questo sì, sì. Il presidio. Sono dissanguato sulle foto di Letta. Ma le riprende per qualche... Le riprende per qualche televisione? No, no, io ho YouTube. Ah, c'ho una cosa di YouTube. Ah, ma sai che hanno il blog? Ecco. Mi piacerebbe abbandonare su YouTube. Non viene bene. Io ho fatto 8 anni di